Non c'è solo il viadotto Puleto, c'è anche il viadotto Tevere 4 a destare qualche preoccupazione per le sue condizioni di degrado, come rilevato anche nell'ordinanza del GIP di Arezzo. Queste immagini, apparse su Facebook nel gruppo Vergogna ai 45, sembrano confermarlo. Anche su questo viadotto l'ANAS ha previsto dei lavori per la riqualificazione. Si tratta di un viadotto lungo ben 1,5 km. Ci sono poi 2,5 milioni previsti per il viadotto Puleto messo sotto sequestro. Sicurezza di tutti e le esigenze di mobilità di cittadini ed imprese, due valori che soprattutto in mancanza di strade alternative non sono in questo momento conciliabili. Per ragioni di cautela, sicuramente queste immagini testimoniano come ci sia ancora molto da approfondire su questa tormentata arteria.